Museo Carsico Geologico e Paleontologico, Via Valentini 76, Monfalcone, Gorizia. Conoscere il proteo. Phylum, cordata, classe, anfibia, ordine, Urodella, famiglia, proteide, genere, Proteus, specie, Anguinus, autore, Laurenti, 1768. Proteus anguinus, o comunemente chiamato proteo, è un raro e particolare animale che vive in acque temperate, limpide ed ossigenate nella oscurità più assoluta, all'interno di grotte e, o profonde cavità naturali di una ristretta area dell'Europa. Proprio perché vive nelle acque profonde delle grotte in piena oscurità, è molto difficile da studiare, quindi poco si conosce della sua biologia. La maggior parte delle notizie derivano da osservazioni su animali in cattività. Lunghezza, dai 22 ai 25 cm circa, coda compresa, può anche raggiungere i 30 cm. Reca sul tronco, dai 25 ai 27 solchi costali. Dietro la testa, sporge da ciascun lato, un ciuffetto di branchie di colore rosso vivo. Alla nascita, hanno occhi sviluppati, che si atrofizzano durante la crescita. Gli occhi sono rudimentali e piccolissimi, e sono nascosti sotto la pelle. È praticamente cieco. Tale fattore ha contribuito ad uno sviluppo particolare della linea laterale, che è composta da piccoli sensori posti sui fianchi dell'animale, il quale riesce così a percepire anche i più piccoli spostamenti d'acqua. La bocca è fornita di due file di piccoli denti. La lingua è libera solo nella parte anteriore. Si nutre di vermi e piccoli crostacei. Le zampe sono brevi, e dotate di tre dita nel paio anteriore, e due in quello posteriore. La coda è compressa lateralmente, ed è munita di una piccola membrana natatoria. La pelle reagisce alla presenza di luce modificando il colore, da bianco-giallastro a bruno. È normalmente oviparo, e può vivere, si stima, fino a 50 anni ed oltre. I maschi si riconoscono per la protuberanza cloacale ingrossata anteriormente. Oviparo, si dice degli animali che si riproducono per mezzo di uova. La particolarità del proteo è la neotenia. Gli adulti infatti mantengono caratteri larvali anche dopo aver raggiunto la maturità sessuale, e questi permangono per tutta la vita. Neotenia, mantenimento allo stadio adulto di caratteristiche infantili. Il proteo ha un'area di diffusione molto ristretta, si estende dalla Slovenia al Carso Triestino, è molto abbondante nelle grotte di Postumia in Slovenia, e nei sistemi carsici del Goriziano e del Triestino, è stato anche introdotto in Veneto nelle grotte di Oliero in provincia di Vicenza. Alcune immagini della grotta di Postumia, in Slovenia.
vivono esclusivamente nelle acque sotterranee dei sistemi carsici, nelle pozze profonde e nei laghi del sottosuolo, anche se talvolta, piogge torrenziali o piene improvvise possono trascinare all'esterno qualche esemplare. Naturalmente, nel Veneto, la sua diffusione è ristretta alla zona delle grotte di Oliero, dove è rarissimo. Il proteo si nutre pochissimo, e la sua crescita è lentissima. In ogni caso, le prede del proteo sono rappresentate dai piccoli crostacei presenti all'interno delle grotte, e, talvolta dalle sue stesse larve. In un laboratorio di biotecnologia dell'Università di Lubiana, rimane un mistero capire come faccia a mantenersi perfettamente vitale un esemplare di proteo a digiuno da più di 12 anni. Vive in acque profonde, dove la temperatura oscilla tra i 9 e i 12 gradi, mantenendosi costante per tutto l'arco dell'anno, respira tramite le branchie e attraverso la pelle, affiorando dalla superficie dell'acqua, eccezionalmente, e per brevissimo tempo, può respirare attraverso i primitivi polmoni, ma solamente rimanendo nel suo ambiente. Trascorre gran parte del tempo fluttuando nell'acqua, o spostandosi lentamente sul fondo. Talvolta fuoriesce dall'acqua sostando sulle rocce umide. Nel periodo di riproduzione, i maschi scelgono un proprio territorio in acque basse e fangose, che viene ben difeso dagli altri maschi. Quando nel periodo fecondo, una femmina vi entra, inizia il corteggiamento con una specie di danza nuziale simile a quella dei serpenti prima dell'accoppiamento. Questi animali possono riprodursi sia tramite uova, che dare alla luce larve completamente sviluppate. Il maschio rilascia una spermatofora che viene raccolta dalle labbra cloacali della femmina. In caso di deposizione di uova, queste variano in numero da 60 a 70, di circa 4-5 mm di diametro e vengono attaccate alle rocce. Nota: la viviparità è probabilmente solo un fenomeno di laboratorio, ma non si può escludere. Spermatofora, involucro seminale contenente la massa degli spermatozoi, uova. La schiusa avviene dopo più di 4 mesi, le larve alla nascita sono lunghe dai 16 ai 22 mm e fino ai 3 mesi circa, si nutrono di riserve vitelline. Dopo tale periodo e fino al compimento di un anno circa, si nutrono di microorganismi e sostanze organiche raccolte dal limo. Quando hanno raggiunto la lunghezza di 6 cm, cominciano a cacciare crostacei ed altri animaletti. Le larve, al contrario degli adulti, hanno occhi ben sviluppati. La maturità sessuale è raggiunta intorno ai 10 anni. Ciò è dovuto alle rigide temperature e alla scarsità di cibo nel loro habitat. Il nome Proteus sanguinus viene menzionato per la prima volta in un manoscritto del XVIII secolo intitolato Il Dragone, dove il naturalista austriaco Josephus Nicolaus Laurenti descriveva una salamandra cieca, ritrovata nelle acque di caverna in Slovenia, o forse in Croazia occidentale. Questa descrizione rappresentò la più importante pubblicazione che si riferiva ad un animale di caverna. Viene classificato per la prima volta come organismo neotenico, nel 1772, dal botanico ed entomologo italiano, Giovanni Antonio Scopoli, 3 giugno, 1723, 8 maggio, 1788. È tuttora oggetto di approfonditi studi da parte di numerose università e centri di ricerca. Ancora oggi, del proteo si sa pochissimo, poiché le caratteristiche biologiche di questa specie sembrano andare contro tutte le teorie evoluzionistiche e, nello stesso tempo, dare il quadro di un essere quasi superiore, non si capisce, ad esempio, come faccia ad essere viviparo ed oviparo nello stesso tempo o come riesca a sopravvivere per anni senza nutrirsi. A causa della sua relativa rarità, e vista la zona ristretta in cui è distribuito, il proteo è protetto su tutto il territorio di diffusione, ed in tutto il territorio della Comunità Europea, assieme al suo habitat.
da severissime norme, emanate dalla Convenzione di Berna del 1991 e dalla Direttiva Habitat 93/42 della Comunità Economica Europea. La minaccia più grande per questa specie sembra essere l'inquinamento delle falde acquifere e delle acque sotterranee. Secondo recenti stime, la popolazione sembra mantenersi stabile, almeno per quanto riguarda l'areale di diffusione italiano. In Croazia, paese non compreso nella Comunità Europea, esiste un'apposita legge di tutela della fauna.